Se la cura fosse l'acqua, sarebbe un temporale estivo che per la sua forza ed intensità allaga e travolge tutto ciò che incontra. Come acqua giunge alla sorgente e come fiume percorre ed irriga le terre che incontra, portando la sua calma e la sua esperienza che matura lungo il sentiero. Come il fiume lungo il suo percorso incontra curve ed ostacoli, ma al suo arrivo in mare si unisce a tutta l'acqua presente e porta la sua unicità, perdendola per ottenere la totalità ed universalità che la vita, come grande mare, offre. Se la cura fosse un elemento meteorologico, sarebbe un alternarsi di situazioni all'inizio burrascose, poi tranquille, poi un insieme di nuvoloni che annunciano un forte temporale, poi un po' di sereno e nubi, infine un bellissimo tramonto che ti trasmette serenità e speranza. Se il paziente fosse una stagione, sarebbe l'inverno e cercherebbe la sua regina delle nevi perché porti luce nelle lunghe fredde notti e dentro di sé e renda bianco e pulito il proprio pensiero e il proprio essere. Con lei guarderebbe attraverso i ghiacci le piante dormire per il riposo stagionale e i licheni curativi farsi rigogliosi e pronti. Se il paziente fosse l'inverno, saprebbe di essere stato autunno e avrebbe la consapevolezza di diventare primavera. Saprebbe che è parte di un ciclo in cui le stagioni si rincorrono e riconoscono sempre. Se il paziente fosse un colore, dovrebbe essere un arcobaleno, pronto a brillare sulla riga prevalente del suo umore. E così potrebbe, con il rosso, incenerire un medico troppo sapiente. Con il verde, invadere le stanze decadenti di qualche ospedale. Con il viola, nascondere le sue lacrime scoraggiate. E con il giallo, illuminare gli altri, portandoli oltre i confini della sua malattia.